Benvenuti a Destinazione Europa, il podcast di Quotidiano Nazionale dedicato all'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno. Abbiamo con noi, sono molto contenta, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, anche Buongiorno. fiorentinissimo, parleremo anche di Firenze insieme, non solo di Europa. A fare le domande, con me ci sono Raffaele Marmo, che è condirettore di Quotidiano Nazionale, e Simone Erminio, vice responsabile della redazione politica, sempre di QN. Buongiorno a tutti, QN, Buongiorno. Quotidiano Nazionale, ma anche la Nazione, dai. Soprattutto oggi la Soprattutto, con tutto Nazione. rispetto per il Carlino, che Bologna è andato in Champions, ragazzi, noi ancora no, però Lo so. bravi al Bologna. Com'è che l'ha vissuta questa cosa calcistica No, pesante? beh, all'inizio del campionato stavamo quasi alla pari, anzi noi eravamo un goccio avanti, poi Bologna ha meritato di più, tanto di cappello al Bologna, anche perché, come dire, avere accanto nell'ufficio al Senato Pier Ferdinando Casini, che tutte le volte arriva con delle improbabili sciarpe rosso-blu, è un lavoro faticoso, usurante, però sono molto contento per il Bologna e spero che i bolognesi facciano il tifo per la Fiorentina 29 maggio ad Atene. Per fare gli Stati Uniti d'Europa iniziamo col vincere la Conference League, dai, che è un passo in Ci sono un avanti. po' di assonanze, adesso parliamo poi di politica europea, ma Esatto. insomma. Sarebbe molto bello vincere e dedicare la Coppa a Gio Barone. Vediamo. Allora, Matteo Renzi, una domanda che faccio sempre per iniziare. Allora, parliamo di logistica, cioè tutte le campagne elettorali hanno, no, i loro mezzi di trasporto. Lei, quello che si è inventato il camper, abbiamo parlato in un'altra intervista con il suo collega Calenda, non so se lo posso nominare di fronte a lei, sì, che ha la BlaBlaCar, Catino De Luca ha il camper anche lui, e quest'anno si è inventato qualcosa, come si Ma in sposta? realtà io mi sposto facendo delle levatacce al mattino impressionanti perché il collegio è molto grande, quindi per dirle, ieri mattina siamo andati prima a Bari a chiedere le dimissioni di Michele Emiliano, una cosa sacrosanta che serve, necessaria e giusta, e poi abbiamo un volo, andati a Milano a fare l'iniziativa sul programma con gli studenti universitari, aereo, treno per Roma. Prendiamo tutti i mezzi, abbiamo un bel camper. Abbiamo tanta voglia, però siamo gli unici che stanno facendo la campagna elettorale sul serio perché gli altri si possono spostare con la macchina, col camper, con l'aereo, col monopattino. Nessuno di questi poi si muove da Roma. Cioè, questi truffatori, perché Schlein, Tajani, Meloni e Calenda sono dei truffatori della democrazia, che si candidano e non entrano al Parlamento europeo, fanno la campagna elettorale. Ma poi, quando arriverà il momento di scegliere tra Roma e Strasburgo, sceglieranno Roma. Io lo dico da subito, se vinco vado a Strasburgo. Ecco, ma non le mancherà poi Roma, cioè in questo momento storico non è più importante restare in Italia. La comodità personale, molto meglio Roma. Per la situazione politica, penso che chi ci ascolta si renda conto della situazione gravissima di un'Europa che va a rotoli. Una guerra al mese, tensioni internazionali, problemi di scala sovranazionale. Allora, o l'Europa si dà una sveglia e gioca un ruolo, oppure vale la pena chiudere tutto e interrompere la grande costruzione del sogno europeo. O partono adesso gli Stati Uniti d'Europa, ci vorranno anni, decenni per raggiungere questo obiettivo, ma o partono adesso, o noi nel mondo di oggi non tocchiamo più palla. Mi accusano spesso di fare tante conferenze all'estero, cosa che è vero. Nelle mie conferenze all'estero vedo gli indiani, 1,5 miliardi di persone, i cinesi, 1,5 miliardi di persone, gli africani che stanno per arrivare a 2 miliardi di persone. E noi come Europa che cosa giochiamo? Non pensate mica che si possa andare portando la voce dell'Austria e dell'Estonia nei grandi consessi internazionali. Dunque sì, vado in Europa, però chi si candida deve andare in Europa se viene eletto. Altrimenti è una fregatura per la gente. Candidi e non metto il nome Giorgia, si scrive Giorgia, però si legge un altro, ci va un altro. È brutto questo, è un tradimento delle aspettative della gente. Secondo lei però, nei cittadini c'è la consapevolezza che ci sia davvero più bisogno di Europa? Perché una parte, soprattutto dei partiti che stanno al governo, teorizzano proprio il contrario, cioè stanno facendo una campagna elettorale sul fatto che ce ne vuole meno di Europa. Che sensazione ha parlando con la È gente? Salvini che dice meno Europa, perché lui è affezionato all'idea che dire meno Europa significa più Padania. Ma in realtà meno Europa uguale più Cina. Meno Europa significa meno Italia.
È facile da far passare questo messaggio? No, perché l'Europa va cambiata. Noi dobbiamo mandare a casa Ursula von der Leyen, noi dobbiamo mandare a casa questi leader europei. Però chi va in Europa deve farsi sentire. Gli italiani che vanno a Strasburgo devono alzare la voce. Molti dei colleghi che si candidano perché ormai hanno finito un ciclo da sindaci, vogliono cambiare aria. Io sto benissimo dove sto. Se mi rimetto in gioco e la cosa un pochino mi costa fatica, è perché penso che la situazione sia davvero drammatica. Ma davvero non vi rendete conto, non ci rendiamo conto di come stiamo rischiando l'irrilevanza dell'Europa sull'intelligenza artificiale, sull'innovazione tecnologica, sulla cultura? Io trovo bello candidarsi per dire Stati Uniti d'Europa. Cioè, per una volta è una campagna elettorale basata sul sogno. Gli altri hanno un cognome, e beh, Salvini mette Salvini, e Meloni mette Meloni, e Calenda mette Calenda, e Tajani mette Berlusconi perché si vergogna di mettere Tajani. Tutti questi mettono il cognome sul simbolo. Noi sul simbolo mettiamo Stati Uniti d'Europa. A me sembra una cosa bellissima. Raffaele. Sì, ha citato Ursula von der Leyen, da giorni, diciamo, da un po' di tempo, insomma, è finita, come dire, nel suo mirino. Possiamo capire meglio perché ce l'ha tanto con Ursula von der Leyen e nel caso che cosa pensa invece di Allora, non ho niente di personale con Ursula von der Leyen, andavo al Bilderberg con lei, così lo diciamo, non ho alcun problema da questo punto di vista. Penso però che abbia, uno, fallito sulla riforma delle istituzioni, non ha fatto niente per cambiare l'Europa. Due, fallito sullo Stato di diritto. Viktor Orban è stato trattato coi guanti da Ursula. Tre, ha fallito sul Green Deal, un provvedimento ideologico che non funziona, che non serve a cambiare l'ambiente, perché se tu metti dei parametri molto alti, le aziende europee non riescono a rispettare questi parametri. Le aziende europee chiudono, non è che aprono nuove aziende europee, aprono aziende indiane e cinesi che mangiano il mercato delle aziende europee chiuse e quindi queste aziende indiane e cinesi in India e in Cina inquinano di più perché non hanno i parametri europei. E quindi alla fine di questo capolavoro di Ursula von der Leyen accade che ci sono meno aziende in Europa. C'è più inquinamento perché le aziende che riaprono in India e in Cina inquinano più di quello che inquinavano in Italia e ci sono più disoccupati da noi. Ursula von der Leyen è il capolavoro del masochismo. Chi è che sostiene Ursula von der Leyen? Tajani. Tajani prende e appoggia Ursula von der Leyen, anche se ieri. Però ormai anche i popolari la stanno scaricando, Ursula. È stato divertente perché quando alla Leopolda per la prima volta nessuno ancora in Europa aveva posto il tema. I primi a dire no, Ursula bis, siamo stati noi 10 marzo in Leopolda. Poi sono partiti altri, francesi, rumeni ed altri. Quando è partito quel meccanismo lì, molti dicevano: ma Renzi non capisce niente, attacca la Ursula, non capisce che tanto toccherà lei. La stessa Meloni flirtava con Ursula in quei mesi. Adesso siamo al paradosso che ieri Ursula von der Leyen era stata chiamata in Italia per fare l'inaugurazione del comitato elettorale di Tajani e di Forza Italia. Hanno cercato di nasconderla alla meno peggio facendo una foto di gruppo, ma non portandola all'evento e non citandola. Però questo è tipico di Tajani, cioè, ragazzi, quando c'era Berlusconi c'era un uomo che potevi dirgli quello che ti pareva, ma che era simpatico, coraggioso, ti attaccava nel faccia a faccia, puliva la seggiola modello Travaglio. Oggi Vespa ha chiamato Tajani, gli ha proposto ufficialmente di fare un confronto con me in risposta allo Schlein Meloni. Vespa ha invitato con email ufficiale Tajani e Renzi. Io gli ho risposto ok. Tajani ha detto non farò nessun confronto con Renzi. Paura, eh? Come l'ha presa il fatto che Meloni e Schlein facciano un confronto insieme e quindi siano di fatto consacrate come leader, maggioranza leader del governo, per ovvie ragioni, Giorgia Meloni, ma leader dell'opposizione agli Schlein? Una è la truffatrice di maggioranza e una è la truffatrice dell'opposizione. Perché sia Meloni che Schlein sono sulla scheda elettorale. Chi di voi è residente al centro può votare. Se mette la croce sul simbolo Fratelli d'Italia può scrivere Meloni. Se mette la croce su il PD può scrivere Schlein. Ebbene,
che tu voti Meloni o che tu voti Schlein, né Meloni né Schlein andranno al Parlamento europeo. Loro si candidano non per andare a Strasburgo, loro si candidano per andare a Porta a Porta. Cioè la fine della politica è questo, che anziché pensare a cambiare l'Europa, loro puntano a cambiare il palinsesto. Anziché puntare a contare in Europa, puntano a contarsi in Italia. Il loro obiettivo non è un regolamento diverso sulle case green. No, il loro obiettivo è un punto in più nello share alle 10 della mattina dopo. Quindi io ritengo Giorgia Meloni e Elly Schlein, due bravissime professioniste della politica, che sono l'una la truffatrice di maggioranza, l'altra la truffatrice di opposizione, perché si candidano ma non vanno. Vespa ospita due che, se elette, non ci vanno. Se fosse serio dovrebbe ospitare solo chi ci va, ma a quel punto mi tocca andare da solo e non rispetto la par condicio, perché sono solo io e ovviamente Emma Bonino. Citava prima Berlusconi, le manca Berlusconi, o meglio, manca la politica italiana Berlusconi? Beh, Berlusconi è stato un personaggio che ha segnato la vita politica per 30 anni in modo indelebile. La cosa incredibile è che io non l'ho mai votato e lui non mi ha mai votato. Al di là delle battute, il figlio politico, eccetera, io non ho mai votato Silvio Berlusconi e lui non ha mai votato per me, anzi, sul referendum o d'altro, è stato lui, come gli dicevo sempre scherzando, alla fine me lo lasciava passare perché sapeva che avevo ragione, che il patto del Nazareno l'aveva rotto lui. Allora, Berlusconi è un personaggio che non è replicabile. I suoi avversari dicono per fortuna, i suoi nostalgici dicono purtroppo. E lei? Ma non è. Io dico che è un personaggio che è totalmente diverso da quello che oggi è sulla scena politica. Se lei mi domanda, Forza Italia meglio con Berlusconi o meglio con Tajani? Le dico, che domanda è? Se lei mi dice, ti manca qualche telefonata dove sorridevate e scherzavate insieme? Sì. Soprattutto quando ci sono i procedimenti, i provvedimenti vanno in assoluzione o in archiviazione. Che era sempre una telefonata fissa di Berlusconi. Però al di là di tutto questo, penso che si debba rispettare l'eredità del Cavaliere, evitando di cercare di spartirsene la memoria, nel senso che Berlusconi è un uomo che è fuori categoria. Vuoi essere veramente erede di Berlusconi? Beh, non alzare le tasse, perché se dici che sei l'erede di Berlusconi e poi aumenti l'IVA sui pannolini, vuol dire che non sai chi era Berlusconi. Ecco, questo è il modo per mantenere quell'eredità. Vogliamo essere garantisti? Fratelli d'Italia non è garantista. Fratelli d'Italia è un partito giustizialista. L'unica lista veramente garantista è quella che porta Gian Domenico Cagliazza, capolista al centro, ed è la lista di Stati Uniti d'Europa. Insomma, è un tema complesso a ragionare di Berlusconi. La cosa che a me fa piacere è aver recuperato, dopo la vicenda Mattarella, un rapporto umano che è una cosa che mi rimane. Simone. Eccoci. Anche perché lui aveva un sacco di gente intorno che gli ha sempre chiesto favori ed altro, i cortigiani. Io sono sempre stato uno di quelli che gli ha detto quello che pensava. E anche che lei ha avuto un po' di cortigiani nei tempi del potere. Molti. Però la differenza è che io, non avendo i soldi di Berlusconi e il potere di Berlusconi, avevo solo i cortigiani nella fase in cui ero al potere. Perso il potere, i cortigiani se ne sono andati. Anzi, sono diventati, avrebbe detto Andreotti, dei beneficiati rancorosi, quelli che hanno avuto tanto e poi, quando ho perso il potere, hanno iniziato a coltellarmi alle spalle. Contenti loro. Questa è un'altra puntata, però. Se si fa l'elenco mi deve dire soltanto se si va in ordine alfabetico o in ordine cronologico. E quanto tempo ci vuole anche? A dire soltanto i nomi, a leggerli 25-26 minuti. Perfetto. Allora, lei vai, vuole andare in Europa per contare e vi chiamate Stati Uniti d'Europa, quindi con un'idea ben chiara, insomma, di presenza dell'Europa nella politica. Ma allora, da questo punto di vista, cosa serve davvero all'Europa? Maggior difesa comune, maggiori politica estera comune? Qual è la politica che manca davvero agli Stati Uniti d'Europa? Elezione diretta del Presidente della Commissione Europea. Decidano i cittadini, non gli accordicchi. Superamento del diritto di veto. Chi vuole andare avanti, vada avanti, non può bloccare tutto Orban. Politica estera comune. Quando c'è un dossier delicato, i paesi del Golfo, non ci mandi Di Maio perché non sai come dargli una poltrona, ci mandi gente seria. Esercito comune e difesa comune.
E questo significa vincere il grande veto dei francesi, che dai tempi di Charles de Gaulle è sempre stato presente nel dibattito europeo. Politica culturale. A me ha colpito che Emmanuel Macron abbia fatto un riferimento alla 18 up, al pass culture, come lo chiamano loro, cioè il bonus 18enni, per dire che dobbiamo recuperare l'identità, le radici del nostro pensiero. Non c'è Europa senza un grande ricordo e investimento del futuro delle radici elleniche e romane, delle radici giudaico e cristiane, delle radici dell'umanismo e del rinascimento fino alla rivoluzione francese e all'illuminismo, con i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi. Ecco, per me questa è l'Europa. E l'Europa è un sogno. Quando vedo Emma Bonino, molto diversa da me, che accetta con fatica di prendere in mano questa sfida e provare a rilanciare il grande sogno degli Stati Uniti d'Europa, io non so che risultato faremo, credo buono, ma in ogni caso mi sento nel giusto, perché mi sento di fare una partita ideale, bella, caspita, io non sto facendo un sondaggio su come sono forte, come è forte il mio brand, io sto ragionando di come dare un futuro ai miei nipoti, che fortunatamente, che ancora non ci sono, mettiamola così, che io sappia. Parliamo di guerra e pace, però la riporto su casa nostra. Che effetto le fanno le proteste degli studenti che stanno dilagando in realtà in tutto il mondo occidentale, quindi anche in Italia, e che effetto le fanno le accuse che arrivano soprattutto dal centro-sinistra su questo governo rispetto al governo dei Manganelli e anche a un rischio di democrazia che viene sollevato da parte di una parte dell'opposizione in particolare? No, io non credo che ci sia un rischio democratico in Italia. Chi dice che c'è un rischio democratico esagera, esaspera e ha voglia di creare un clima di tensione. Dall'altro lato, ovviamente, non può impedire a delle persone di parlare, che siano una ministra, un direttore di giornale o un conduttore della Sette. Se Roccella, Molinari o Parenzo vogliono parlare, tu li fai parlare, perché questo è ciò che caratterizza un paese civile da un paese non civile. Però in realtà questo scontro, che comunque trova delle fondamenta anche in ciò che sta avvenendo ad esempio nelle università americane, in un certo modo di intendere la cancel culture, questo scontro è uno scontro che fa gioco agli estremisti di ambo le parti, quelli che vogliono zittire gli avversari. Pasolini avrebbe parlato del fascismo degli antifascisti, e dall'altro lato quelli che vogliono gridare al pericolo autoritario. Non c'è né l'uno né l'altro se insieme facciamo prevalere le ragioni del dialogo. Naturalmente, se Molinari, Parenzo e Roccella vogliono parlare, devono parlare, e se uno studente vuole entrare dentro la sede del G7 non ci può entrare, sapendo che la polizia, avendo il predominio e il monopolio della forza, non può esagerare e deve seguire le regole delle leggi. È molto semplice, insomma, è il meccanismo di una cosa che si chiama stato di diritto. La polizia è lì, fa il suo lavoro per aiutare le persone a parlare, e questo è una roba che nessuno può mettere in discussione. Insomma, vedere una ministra che viene zittita non è bello. Ma quelle idee non le condivido. A maggior ragione la fai parlare, e se sei capace la contesti nel merito. Non puoi immaginare di non far parlare. Poi naturalmente ci sono tutte le polemiche, perché questo governo mette la norma sui consultori, che non è stata inventata da questo governo, è una norma prevista dalla 194, la mette nel PNRR, che ci azzecca col PNRR. Lo fa soltanto perché ha voglia di aprire il dibattito ideologico, ma nel PNRR ci servirebbero le norme per rilanciare l'Italia. E invece questo governo ci mette norme ideologiche, oppure, peggio ancora, i soldi per Renato Brunetta. Nessuno sa che grazie ai soldi del PNRR il CNEL adesso ha degli stipendi per il presidente, perché se non davamo uno stipendio a Brunetta, che ai sensi della legge Madia non avrebbe potuto avere lo stipendio, se non avessimo dato uno stipendio a Brunetta ci saremmo tutti sentiti male, no? PNRR serve a rilanciare Renatino Brunetta, non a rilanciare il paese. Contenti. Senta, loro. A proposito di censure, è scoppiato il caso Rai, no? Telemeloni, eccetera. Sempre una parte dell'opposizione la accusa però di essersi inventata la Rai di governo, e quindi di essere lei in realtà il vero responsabile
delle censure di cui si parla oggi in Rai. E ci metto dentro a queste accuse anche Jobs Act, perché sempre dalla solita parte dell'opposizione stanno rimettendo in discussione Jobs Act, dicendo sostanzialmente che quella è stata una norma illiberale e liberticida rispetto al mondo del lavoro. Questa è la prova che questa è la prova che il PD sta scegliendo la strada dell'estremismo ideologico. Guardi, vediamo i dati. Il Jobs Act non soltanto ha creato più di 1 milione di posti di lavoro, ma il Jobs Act ha dato più diritti a una donna in gravidanza, perché tramite il Jobs Act è impedita la schifosa pratica del licenziamento in bianco. Tramite il Jobs Act c'è la NASPI, uno strumento di tutela di chi viene a perdere il posto di lavoro. Tramite il Jobs Act c'è una norma che ha consentito al Tribunale di Milano di dare diritti ai rider. Chi è onesto intellettualmente, e nel gruppo non inserisco la CGIL, che licenzia il proprio portavoce senza fare riferimento al Jobs Act, ma con le norme pre-Jobs Act, perché c'è una norma nel Jobs Act che dice che anche i sindacati devono rispettare le norme sul licenziamento, prima non era così. Chi è onesto intellettualmente, non ci metto la CGIL, sa che il Jobs Act non è quella roba là. Hanno scelto di fare del Jobs Act lo strumento attraverso il quale contestare non una politica, che è legittima, una persona, Renzi. Ed è l'atteggiamento tipico degli estremisti, di una certa filosofia di sinistra estrema che prende una persona, la indica come nemico del popolo e la aggredisce con menzogne. Questa roba si vede con la RAI. La RAI è sempre stata la RAI. Si dice, ma ai tuoi tempi Giannini è stato mandato via. Giannini è stato assunto ai miei tempi e poi, visto che il programma non funzionava, assunto sotto il mio governo e mandato via sotto il mio governo, senza che io sapessi né che lo assumivano né che lo mandavano via. Quindi non è niente di vero nel fatto che con i miei tempi c'era il governo che decideva. Fu assunto a guidare l'informazione un signore che si chiamava e si chiama Carlo Verdelli, che io neanche conoscevo. Mi ricordo venne Campo dell'Orto, che era il direttore generale, e disse, guarda, io assumerei uno a fare il capo dell'informazione. Dice, a me che me frega? E mi disse, no, ma tu non lo conosci, meglio. Si chiama Verdelli. Mi ricordo, ha fatto il direttore della Gazzetta di Vanity, ma non lo conosco. Questa è la realtà. Però cosa dicono quelli che hanno in odio le persone e vogliono il nemico del popolo? Dicono, Renzi ha fatto una legge per cui l'amministratore delegato ha tutti i poteri. Vero, l'amministratore delegato ha i poteri del direttore generale, la nostra legge permette di avere un amministratore delegato, non solo un DG, e anche permette questa legge di far sì che i dipendenti contino nel consiglio d'amministrazione, perché per la prima volta nella storia italiana c'è la possibilità per un dipendente di essere inserito nel CDA sul modello tedesco. Non era mai successo prima, è successo in Rai. Ma se davvero è stato il mio governo, posso chiedere sommessamente perché questa legge approvata dal Parlamento nel 2015 io non l'ho mai utilizzata e l'hanno utilizzata soltanto Conte e Draghi? Se davvero Conte era convinto che fosse una norma liberticida, perché ha nominato lui l'amministratore delegato? Perché con me nessuno ha mai discusso di palinsesti a Palazzo Chigi. Non sono sicuro di poter dire la stessa cosa per Conte. E aggiungo, la verità è che la RAI è quella istituzione che prende e dà dei soldi alla società editoriale del Fatto Quotidiano, che è uno scandalo senza paragone. La società editoriale del Fatto Quotidiano, secondo ciò che Marco Travaglio ha scritto in un suo editoriale, prende dei soldi dalla RAI, dal canone pubblico, dai soldi del contribuente. Allora, a me va bene tutto, ma in realtà mi considerano il nemico perché? Perché con me il PD vinceva le elezioni, prendeva il 40%, governava 17 regioni su 20, in Toscana eravamo al governo di tutti i capoluoghi di provincia. Con questi qui il PD vince al massimo le primarie. Non è più al 40%, è al 20%, non governa 17 regioni ma 5 o 6 e soprattutto è tornato a essere la ditta. Sono tutti contenti, organizzano le manifestazioni, però se era per loro non c'era la legge sulle unioni civili, non c'era la legge su Industria 4.0, non c'era la legge sul dopo di noi, non c'era la legge sull'autismo, non c'era la legge sul terzo settore. Potrei continuare e finire il vostro tempo. Loro continuano a accusarmi di essere il nemico del popolo. In realtà sono solo il loro avversario, perché con me si vinceva, con loro si perde. Raffaele. Sì, mi pare anche alla luce
di queste ultime sue considerazioni che il rapporto col PD è chiuso? Noi abbiamo una grande proposta Stati Uniti d'Europa. Abbiamo scelto di andare, andremo da soli, abbiamo chiesto a chi voleva stare di stare con noi, qualcuno ci ha detto di sì, qualcuno ci ha detto di no, grazie a Emma Bonino per il coraggio che ha mostrato. PD ha scelto un'altra strada, fanno il referendum sul Jobs Act. Bacioni, come si dice in questi casi. Ma quindi, appunto, mi pare che per quanto riguarda l'Italia, come no, dire, vediamo che altro cosa che accadrà, campo largo, non c'è nessuna possibilità. Mi pare che questo PD non sia più il PD di prima. Io sono fedele a quel PD lì, al nostro PD. Non a caso molto apprezzato Marianna Madia quando ha fatto l'uscita sul referendum sul Jobs Act. PD potrebbe dividersi, perché il PD cigellinizzato è un PD che non esiste. Io voglio dire ai riformisti: o state con il Jobs Act o state con il reddito di cittadinanza, o state con l'industria 4.0 o state col super bonus, o state col PD che fa le unioni civili o state col PD che di ora che grida allo scandalo democratico per tutto quello che accade ogni giorno. Sono due modelli diversi: o state con i riformisti o state con i 5 Stelle. Nel primo caso il leader erano Clinton, Blair, non dico i nostri leader in Europa, erano questi qua, erano Clinton, Blair, Obama. Nel secondo caso il leader è Giuseppe Conte, Rocco Casalino, contenti loro, contenti tutti, Bettini, Landini. Renzi profetizza la scissione del PD, Simone? No, allora rimaniamo su questo. A chi appunto in una scissione del PD propendesse in realtà per Italia Viva, quindi per riunirsi con quella parte invece che oggi le rappresenta, da un punto di vista anche pratico, al di là delle ragioni che sono comprensibili e le ha spiegate, come spiegherebbe noi appoggiamo il candidato di centrodestra in Piemonte, in Basilicata? Cioè quella cosa lì, lei da ex segretario del PD si è trovato effettivamente dall'altro lato. No, in Piemonte no, ma il ragionamento vale per la Basilicata o per il sindaco di Genova Bucci. Sui territori, quando si tratta di scegliere al primo o secondo turno al comune o al primo turno delle regionali, scegliamo quello che riteniamo il migliore. Ma, e quindi ritenevo Bardi più adatto in Basilicata, come ho ritenuto Bonaccini più adatto in Emilia. A chi però mi fa questo ragionamento, voglio essere molto chiaro. Mai come nel momento che stiamo vivendo bisogna avere il coraggio di ridire la verità, perché la verità veramente è liberatrice. In Basilicata, detto che io ero per Bardi e sono contento, è stata Elly Schlein che ha scelto di inseguire il 7% del 5 Stelle per non prendere il 15% che avevano Italia Viva e Azione. Parlo dei numeri. Se Elly Schlein avesse candidato Marcello Pittella, noi avremmo vinto le regionali in Basilicata contro la destra. Ma Elly Schlein ha scelto di fare l'accordo con i grillini. A Firenze, lo sa bene la direttrice Pini, si dice mar vorsuto un è ma troppo, mal voluto non è mai sufficiente. È il Partito Democratico di Letta che sceglie di farmi fuori dicendo almeno vinciamo le elezioni e regala il governo alla Meloni. La verità è che senza di noi è più difficile vincere. Ma se non ci vogliono, o più semplicemente noi vogliamo altri, bene così. In questo caso la partita è molto semplice, all'europea si tratta di ragionare degli Stati Uniti d'Europa. Tutti gli altri mettono la faccia soltanto su cosa? Su un nome che non andrà al Parlamento europeo. Quando io penso a Tajani, Schlein, Calenda e Meloni, mi dispiace per loro, perché stanno tradendo i cittadini. Noi almeno si parla di contenuti. Però Renzi, lei ci può dire che non è di destra, non andrà mai a destra? Io sono Matteo Renzi, nel bene e nel male, quello che ha fatto la riforma dei diritti civili, quello che ha fatto il Jobs Act, quello che ha fatto il terzo settore. Non è che vado a destra o a sinistra, io sto dove sono sempre stato. Se il centrodestra, come ha fatto in Basilicata, capisce che il nostro contributo è importante e il centrosinistra non lo capisce, è chiaro che noi in Basilicata abbiamo sostenuto il centrodestra, è chiaro che noi in Emilia abbiamo sostenuto il centrosinistra, ma noi non siamo cambiati, siamo sempre noi. Sono gli altri che non sono più nella destra nella sinistra di prima. Perché quando la sinistra mi diceva che essere di sinistra significava portare Giuseppe Conte, io, spaccandomi la schiena, Giuseppe Conte l'ho mandato a casa e ho portato Draghi. Lei può definire questa mossa una mossa di centro, una mossa di destra, una mossa di sinistra. Io la considero una mossa di buon senso che ha salvato l'Italia dal contismo e ha portato Mario Draghi, che spero
di riportare anche in Europa. Abbiamo pochissimi secondi, io ho tre domande, quindi voglio risposte rapidissime. La prima, quanto prende l'Europa e Stati Uniti d'Europa? Spero più della sufficienza, più del 6%. E a Firenze come andrà a finire? Si va al ballottaggio, non so dirle se ci va Saccardi contro Funaro, Saccardi contro Schmidt o Schmidt contro Funaro. Quello che è chiaro è che la più brava di tutte si chiama Stefania Saccardi, ma lo sanno tutti, lo sa anche lei, non lo può dire per la sua funzione di direttrice della Nazione. Ho un'ultima domanda, lei ha scritto qualche tempo fa un libro che si intitola La mossa del cavallo, ma io le chiedo di fare il gioco della torre. Se sulla torre c'è Calenda, Schlein e Conte e ne può salvare solo uno, chi salva? No, io se si rischia di morire salvo tutti, perché ricordo Dio. Sulla morte salvo tutti, sull'aspetto politico è evidente che Conte è quello politicamente più lontano, perché una volta sta a destra, una volta sta a sinistra. La Schlein abbiamo un ottimo rapporto, ma è molto ideologica. A Calenda ha fatto fare di tutto, il ministro, l'ambasciatore, il presidente. Poi lui ha deciso di rompere, e è legittimo che faccia questo. Penso che sia poco serio, anche da parte di uno come Calenda, che parla di serietà, dire mi candido e non vado in Europa. Ma la cosa che mi fa capire che Calenda è molto cambiato è vederlo con Emiliano. Lei sa che noi avevamo un punto di riferimento, Michele Emiliano, che era quello che ha detto no al TAP, no all'Ilva, che ha avuto un atteggiamento antiscientifico sulla Xylella, le trivelle, la buona scuola. Bene, con Calenda ci eravamo presentati contro Emiliano, sostenendo Scalfarotto. La settimana scorsa, pensi un po', mozione di sfiducia a Emiliano, Conte e Calenda si sono alleati, 5 Stelle e Azione si sono alleati e hanno salvato Emiliano, mentre Italia Viva ha votato per la sfiducia, ha votato contro. Allora ho capito che evidentemente in quella torre Conte, Calenda e Schlein stanno benissimo insieme. Io non butto dalla torre nessuno, chiudo la porta e vado dall'altra parte. E mi sembra un grandissimo epilogo, grazie a Matteo Renzi. Grazie a voi, arrivederci, grazie mille.